la trovo sempre molto orgogliosa, la trovo sempre resiliente, la trovo una città che offre l'esempio prima di, diciamo, lamentarsi, no? Poi c'è anche quando bisogna lamentarsi, e spesso della politica c'è stato bisogno di lamentarsi, però qui si è sempre prima dato l'esempio. Era esattamente il 6 aprile di 14 anni fa, una scossa fortissima, la terra che trema, poco dopo solo polvere, macerie e vittime. È una giornata che l'Aquila non dimenticherà mai. No, è la giornata del dolore, ma è anche la giornata della speranza e della fiducia. Antonini Giusi, Antonini Maurizio. 309 nomi che nessuno può né deve dimenticare, pronunciati nella chiesa delle Anime Sante durante la messa solenne officiata dal cardinale Petrocchi. 309 rintocchi della campana del suffragio alle 3:32 riporteranno tutta la città a quella notte. Del Beato Maria Laura. I ponteggi, i lavori in corso, il marmo bianco, le chiese restaurate. Ci prova l'Aquila a rialzarsi, anche se la ferita è ancora evidente e parla chiaro. Gli aquilani non dimenticano, ma chiedono di poter andare avanti. L'Aquila è una città che sta riconquistando pezzi di agibilità, non soltanto fisica, ma anche immateriale, anche culturale, ed è oggi una città viva in cui si riaffacciano tanti giovani, in cui ci sono attività commerciali che riaprono, in cui c'è la speranza di un futuro possibile. La ricostruzione privata è ben più avanti di quella pubblica, il presidente del Consiglio parla di semplificazione. Noi abbiamo messo nella legge di bilancio 70 milioni di euro, lo abbiamo fatto senza gli emendamenti dell'ultimo minuto, l'abbiamo fatto così di risulta, l'abbiamo fatto come scelta strategica per garantire ovviamente la tenuta dei bilanci di questo territorio, perché particolarmente c'è bisogno di fare di più sulla ricostruzione pubblica. La ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che riguardano ad esempio il PNRR. Sulle note di Bach termina la funzione, le commemorazioni invece dureranno ancora tutta la giornata di domani, quando il calendario dirà ancora 6 aprile, il giorno in cui in pochi secondi tutto è cambiato.